è fatta strada tra una folla impressionante e a seguire spettacoli di intrattenimento. Hanno preparato veramente bene, ci sono dati da fare, sono giornate. Uno dei paesi della bassa bergamasca, si suona il baguette. Da quando e come mai soprattutto? Bagnatica ha iniziato attraverso l'Accademia Musicale a proporre corsi di cornamusa bergamasca nel 2005, proprio quando è nata l'Accademia Musicale sullo sviluppo della scuola di musica stessa. Da lì è nata l'idea poi nel 2008 con gli allievi che sono subentrati di creare il gruppo e dal 2008 andiamo in giro a rappresentare la cornamusa bergamasca nel nostro paese di Bagnatica. Quindi ecco, ricordiamolo che voi appunto suonate, diciamo, lo strumento doc delle Prealpi. Un'amicizia particolare che ci lega con Pietro Carisio, perché lui partecipa sempre anche alla nostra manifestazione che facciamo il 25 aprile a Bagnatica. Quindi siamo qui proprio per sostenere iniziative di questo tipo. L'invito dello capitano hanno risposto in 800 contradaioli, un fiume in piena sulle... Sono gli ultimi minuti di una piazza Giovanni Paolo II che diverrà il cuore della manifestazione. Partono i musici che chiamano a raccolta tutte le contrade, Infontaburen, Ciassa, Quadela, Nsimaburen, Dassa e Paline. Signora, che ha potuto procedere bene, ha potuto procedere benissimo.